Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, quarto capitolo del nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo, come da titolo, di movimenti di macchina. La prima cosa che dobbiamo ricordarci è che il movimento di macchina deve essere sempre giustificato, perché se ci pensiamo, un taglio diretto arriva subito al punto. E allora, per quali scopi utilizzare un movimento di macchina? Beh, possiamo utilizzare un movimento di macchina per descrivere un luogo, una persona, un oggetto, per cambiare il punto di interesse all'interno dell'inquadratura senza tagli, per cambiare il peso visivo in una composizione, o ancora per mostrare indizi allo spettatore su qualcosa che sta per accadere e che può intuire. O ancora possiamo utilizzare un movimento di macchina come tecnica soggettiva per identificare lo spettatore in un personaggio. Un'altra cosa da tenere sempre bene a mente è quella di non staccare mai durante un movimento di macchina, se non in alcune eccezioni, come ad esempio nella appena citata tecnica soggettiva. Se poi abbiamo ad esempio il movimento che va verso un lato e noi con la camera andiamo dall'altra parte, creiamo un forte dinamismo. E anche nei movimenti di macchina entra in gioco il nostro senso di lettura, del quale ho già parlato nel video precedente. Infatti, un movimento da sinistra verso destra ci dà un'idea di progresso, poiché noi siamo abituati a leggere in questo senso. Mentre invece quando stiamo leggendo qualcosa e non capendo, torniamo indietro, facciamo il movimento da destra verso sinistra. Per cui il movimento da destra verso sinistra ci dà un'idea di regresso. Avete visto ad esempio il film Snowpiercer? Bene, per procedere verso la testa del treno, che movimento fanno i nostri protagonisti? Esatto, da sinistra verso destra. E quando sono in crisi invece, che movimento fanno? Arretrano, vanno da destra verso sinistra. Fatto questo breve discorso introduttivo, arriviamo ai veri e propri movimenti di macchina. I movimenti di macchina principali sono 5. Abbiamo la panoramica, la carrellata, lo spin, lo zoom e il fuoco. Partendo dalla panoramica, possiamo distinguere tra panoramica orizzontale, verticale, diagonale, a 360 gradi e a schiaffo. Va subito detto che la velocità apparente di una panoramica dipende molto anche dalla lunghezza focale che utilizziamo. È chiaro che una panoramica realizzata con un grandangolo sarà molto più lenta rispetto a una panoramica realizzata ad esempio con un teleobiettivo. La panoramica orizzontale è utile per descrivere un luogo, per dare un punto di vista molto soggettivo, sfruttando la tecnica soggettiva della quale ho parlato poco fa, ed è ottima anche per seguire un movimento. La panoramica verticale ha le stesse caratteristiche di quella orizzontale. In più, se con una panoramica verticale inquadriamo un soggetto dal basso verso l'alto, lo rendiamo imponente. Se invece lo inquadriamo dall'alto verso il basso, lo sminuiamo. La panoramica diagonale, naturalmente, è un mix tra orizzontale e verticale, mentre invece la panoramica a 360 gradi, se effettuata lentamente, è un ottimo strumento per descrivere, ad esempio, un ambiente. Mentre invece, se veloce, può creare un forte senso di confusione, che può anche essere il nostro obiettivo per una determinata scena. La panoramica a schiaffo, invece, ha un forte effetto sorpresa ed è molto utile per introdurre qualcosa all'improvviso. Ed è utile anche come transizione in fase di montaggio. Arriviamo adesso alla carrellata. Nel campo delle carrellate possiamo distinguere tra push-in, push-out, carrellata a seguire, a precedere, carrellata verticale, laterale, trasversale e circolare. Il push-in è il movimento di macchina in avanti, sottolinea un aspetto dell'inquadratura oppure evidenzia un'emozione. Con questo movimento ci avviciniamo al personaggio. Quante volte avete visto in un film, in un momento drammatico, quando il protagonista ha una reazione improvvisa, la macchina che si avvicina a lui? Il push-out invece è l'opposto, è la macchina che si allontana dal soggetto. Con questo movimento all'indietro possiamo anche svelare un qualcosa che non vedevamo prima, quindi anche con questo movimento possiamo introdurre qualcosa all'improvviso, possiamo creare l'effetto sorpresa, possiamo introdurre nuovi elementi distaccandoci dall'azione. La carrellata a seguire invece dà un forte senso di seconda persona, perché ci sembra di camminare col personaggio, oppure può anche dare un senso di pedinamento. Riusciamo a vedere dove è diretto il personaggio, ma non vediamo le emozioni sul suo volto. La carrellata a precedere invece svela lo spazio che il personaggio sta lasciando. Vediamo le reazioni del suo volto, ma non vediamo dove è diretto. La carrellata verticale ha invece un forte contenuto emotivo, spesso e volentieri utilizzata dall'alto verso il basso come establishing shot.
Vi ricordate cos'è un establishing shot? È un'inquadratura di ambientazione, un'inquadratura che stabilizza la scena, che ci fa capire dove ci troviamo e cosa sta succedendo. Invece dal basso verso l'alto è utile ad esempio per lasciare un personaggio, per dare sia un'idea di libertà oppure di distacco negativo. La carrellata laterale è un movimento tanto innaturale quanto a mio modo di vedere bellissimo. Ci sarebbe da parlarne veramente tanto sulla carrellata laterale. La carrellata laterale è molto utile ad esempio per mostrare la vastità di una scena. Può essere utilizzata anche per scene di lotta, pensiamo ad esempio a Old Boy, oppure può anche essere utilizzata come transizione temporale. Una delle più belle carrellate laterali della storia del cinema è sicuramente quella di Taxi Driver. Sono sicuro che se avete visto il film ve la ricordate. Una carrellata veramente particolare perché viene realizzata al contrario, no? Pensiamo ad esempio a una scena del film di Tarantino, Le Iene. La carrellata parte da un'inquadratura vuota per arrivare sui nostri due personaggi, Steve Buscemi e Harvey Keitel, a dialogo. In Taxi Driver, invece, la carrellata parte da De Niro al telefono e si sposta poi invece su un corridoio vuoto, in una scena molto negativa per il protagonista. E questo movimento di macchina inconsueto, secondo me, rende ancora di più la negatività di questa scena. Di queste cose potrei parlarne all'infinito. Ma adesso andiamo avanti e arriviamo alla carrellata trasversale. La carrellata trasversale è un movimento di macchina combinato tra movimento laterale, verticale, push in e push out. È un mix, diciamo. Concludiamo invece con la carrellata circolare, che è un movimento di macchina abbastanza innaturale, ma spesso e volentieri molto utilizzato, soprattutto dal regista Michael Bay. È un movimento di macchina che dona una grande tridimensionalità, a patto che sia realizzato con un teleobiettivo e che abbia uno sfondo molto dettagliato, che enfatizzi per cui il movimento circolare. Lo spin è semplicemente la rotazione della camera da presa sull'asse dello sguardo. Lo zoom è la cosiddetta carrellata ottica, un movimento bidimensionale che può ad esempio essere utilizzato per concentrare l'attenzione. Ma quindi, per esempio, un push-in, quindi un avvicinamento di camera, e uno zoom sono la stessa cosa? Beh, no, perché col push-in avviciniamo proprio la macchina da presa, mentre con lo zoom invece la camera rimane dov'è. Il push-in è molto più dinamico rispetto a uno zoom. E infine il fuoco. Cambiare la messa a fuoco sposta l'attenzione dello spettatore all'interno dell'inquadratura. E se una volta era consuetudine in un'inquadratura avere tutto, bene o male, a fuoco, beh, col passare del tempo abbiamo assistito a un uso sempre più creativo della messa a fuoco, perché con essa possiamo anche svelare o nascondere dei dettagli. È un altro dei tanti strumenti narrativi a nostra disposizione. E per quanto riguarda zoom e push-in, avete mai sentito parlare dell'effetto vertigo? È un effetto sperimentato per primo da Alfred Hitchcock nel suo film Vertigo, La donna che visse due volte. È quel movimento di macchina col quale ci avviciniamo con la camera e ci allontaniamo invece con lo zoom. Le dimensioni dell'immagine rimangono uguali, ma cambiano prospettiva e sfondo. Possiamo poi optare tra l'utilizzo della camera fissa o della camera a mano che ad esempio è utilizzata per il 90% nel film Salvate il soldato Ryan, un film di guerra, nel quale per cui l'uso della macchina a mano ci restituisce una forte immediatezza, ci cala nella scena. Parlando poi di strumenti per realizzare i movimenti di macchina, possiamo avere le gru. E le gru hanno sempre questo movimento arcuato, no? Vedete? Per cui, per riprese molto precise da vicino, possono esserci dei problemi con la messa a fuoco. Per questo ci viene in aiuto il Technocrane, che è una gru che ha la possibilità di allungare la propria estremità, compensando così il movimento arcuato senza avere problemi nella messa a fuoco. Le gru hanno sempre un movimento arcuato, i dolly invece hanno un braccio attivato da un sistema idraulico. Possiamo sfruttare anche la Steadicam, strumento inventato da Garrett Brown e utilizzato per la prima volta da Stanley Kubrick in The Shining. Ci sono poi tutta una serie di strumenti come ad esempio l'Hi-Hat, che è un treppiede per le riprese dal basso, oppure il Prisma Low Mod, che è uno strumento per realizzare le riprese proprio raso terra. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo quarto capitolo dedicato ai movimenti di macchina. Come avete visto e come potete intuire, ce ne sarebbe da parlare, perché non ho citato nemmeno il piano sequenza, ma su quello magari farò un video a parte, una vera e propria arte, il piano sequenza.
E che dire, io come sempre spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi o domande, lasciatemi un commento qua sotto. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio della visione e vi do appuntamento ai prossimi capitoli di questo mini corso per videomaker. Ciao a tutti!